Quando vuoi me lo dici. Amici di Genova Rock, buonasera. Stasera siamo a Cornigliano, siamo capitati di qua perché c'è una festa, musica e come al solito Genova Rock c'è. E abbiamo fatto un incontro bellissimo, emozionante per me. Sono in compagnia di Grazia 40, una grandissima cantante. Tu nasci come cantante blues e hai collaborato con, posso dire, i più grandi cantanti del mondo. Parlami un po' delle tue collaborazioni, Grazia. Allora, se ci riesco con questa musica alle spalle, mi sentite, no? Ok. ho collaborato con grandi musicisti e da ognuno di loro ho imparato tantissimo. Comunque la cosa di cui più vado orgogliosa è di avere duettato insieme a Bono degli U2 al matrimonio Pavarotti, dove sono stata espressamente chiamata per esibirmi. È stata una cosa emozionantissima. Qual è il cantante che ti ha messo più a tuo agio? Ma sai cosa? Un po' tutti, non c'è stato mai nessuno che se la sia tanto, diciamo, tirata con me. In genere i grandi sono anche abbastanza umili, modesti, quindi sono tranquillissimi. Scusatemi, attappo l'orecchio perché non sento niente. Ho paura di urlare troppo, che è il mio incubo. Urlare al microfono. Insomma, no, ho incontrato tantissimi bravi artisti e un bravo artista non ha bisogno di mettere nessuno in difficoltà. La situazione, prima si parlava io e te, parlavamo un po' della situazione musicale a Genova, che poi comunque è un po' lo specchio dell'Italia, la musica in Italia non è apprezzata. Tu mi hai detto che suoni tanto all'estero proprio perché è più facile suonare. Come mai questa diffidenza secondo te? Cos'è che c'è in Italia che non siamo mai riusciti a sbloccare? Perché poi musicisti come cantanti come te, noi ne abbiamo tanti, però non riusciamo a trasmettere, non si sa a chi, questa cultura. Beh, appunto, hai detto bene, è una questione di cultura, è proprio una questione di cultura. Qua in Italia purtroppo, anche se siamo il paese che ha partorito Puccini, Verdi, eccetera, eccetera, non si è più dato spazio alla cultura musicale, quindi la gente non ha più l'orecchio abituato a sentire buona musica. Non è colpa di nessuno, però questa è la realtà che abbiamo qui. Quindi oggi suonare in giro è veramente un problema, perché comunque ti trovi a dover combattere con gestori che dicono sì, ma io col karaoke riempio il locale lo stesso, che me frega a me. Quindi un buon musicista è inferiore come importanza, come rilevanza, secondo gli italiani, a un karaoke. Questo è. Stasera come sei capitata qua? Perché è bello trovare una cantante a una festa così di paese. Poi oltretutto una persona come te che è riuscita subito a mettermi a mio agio ed è bello. Questo ti ringrazio. Come mai stasera qua? Io sono qua perché sono venuta a sostenere la band, perché sennò è inutile chiacchierare e poi lasciare soli chi prova, coloro che provano a suonare e a farsi sentire. Sono qui per loro, anche se non li conosco, tranne uno di loro, che è il chitarrista Angelo, bravissimo. E niente, ascolto loro, sono qui per questo. Magari qualcosa di buono si può trovare anche in queste feste di paese. Perché no? Io ho incontrato lei, guarda che bella! Le prossime, cos'hai di tournée, i tuoi prossimi impegni, dov'è che ti porteranno? Allora, fra qualche giorno devo partire per la Germania, dove abbiamo preparato una serie di serate, dove mi ha preparato, ho un impresario io in Germania. che mi Germania, in Germania, ne ho uno anche in Inghilterra, ma non in Italia. In Italia non se puede. E niente, fra un po' vado lì, mi faccio qualche serata di quelle belle, perché lì fanno le cose in grande, fanno, come si dice, i parchi cittadini, montano dei palchi grandiosi, quindi magari fanno una 3 giorni di musica dove ci infilano anche me, urlo, sfogo la malattia e torno a casa.
Allora, facciamo così, visto che hai un impresario in Inghilterra e uno in Germania, quando ti capita di andare, di vederli, dici così che qua a Genova c'è Genova Rock, ok? E noi siamo anche disposti a partire, venire da voi ad intervistarvi, perché secondo me sarebbe una bellissima esperienza. Almeno qualcosa facciamo, Giorgio. Abbiamo trovato un po' di musica di quella vera. Io ti ringrazio, ti faccio i complimenti, spero di vederti presto in Italia, nella nostra nazione a cantare. Grazie per averci dato questa bellissima opportunità. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao. Watch it by me, a Mercedes Benz. My friends are debauched, I must make a man. Walk on all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, watch it by me, a Mercedes Benz. Oh Lord, watch it by me, a color TV. Darling, $4 is trying to find me. I wait for the liveries each day until 3. Oh Lord, watch it by me, a color TV. Oh Lord, watch it by me, a man.